Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. A Parma con Paolo Carpi, la D di Simo, uno stocchista del Made in Italy. Il suo lavoro. Sì, cosa vi devo dire? Sono un commerciante vecchia data e ho sempre comprato prodotti anche italiani, soprattutto italiani, perché mi potevo distinguere, potevo avere un qualcosa di diverso dalla grande distribuzione cinese, dalla grande distribuzione dei negozi commerciali del H&M, Zara, Bershka e tutto quanto OVS. E quindi in questo modo mi sono sempre mantenuto, non avrò fatto dei grandi salti, non avrò guadagnato miliardi, però perlomeno ho lavorato, ho fatto e sono riuscito ad andare avanti e a crescere lentamente. Parti dal food sino arrivare a... Beh, perché sono sempre stato curioso, poi sono nella zona di Parma e quindi nella zona di Parma c'è il parmigiano reggiano, c'è tanti amici che producono, che hanno caseifici, prosciutti, cuoca, mia madre che era una grande cuoca, è tuttora perché è tuttora vivente. E mio cugino adesso che ha fatto Gusto Incanto, una grandissima struttura con un grosso investimento per scuola, per cuochi, per gastronomia, per ristorante, tante cose. Adesso sta inserendo anche la pasticceria, quindi sono in una zona, sono stato favorito. Facciamo un brevissimo esempio. Mi parlavi di parmigiano, tu entri da un amico che produce il vero parmigiano, poi cosa succede? Tante volte, più di una volta, più di due, me lo compro per regalare a degli amici, da Brescia a Forte dei Marmi, a Lucca, a Bologna, cioè me lo prendo, c'è chi vuole il parmigiano fresco di 12-18 mesi, c'è chi lo vuole 24-30 mesi e quindi un po' me lo consumo, un po' me lo vendo, un po' me lo compro, un po' si gira. E questa tua parentela col Gene? La mia parentela col Gene, più che altro siamo amici da piccoli, c'è una parentela che mi dice sempre la mamma, siamo amici sia con lui, con Alberto, con Andrea, Federico. Quindi ti senti un commerciale per aiutare le vere piccole eccellenze italiane? Sì, un commerciale che aiutavo loro, ma mi aiutavo da solo, perché era un qualcosa di diverso e quindi essendo un qualcosa di diverso mi posso salvare da quello che è la massa, da quello che è il discorso grande distribuzione. Con Paolo Carpi è tutto, a voi regia.